Perché il PIL misura la produzione, questa produzione può essere quantitativa o qualitativa. Faccio un esempio. Il PIL nel settore dei servizi è detto dagli studiosi che hanno fatto delle ricerche su questo ambito, è considerato come avendo una produttività molto più alta negli Stati Uniti che in Europa, perché negli Stati Uniti ci sono il hypermarket e in Europa ci sono piccoli shops, magazzini, non so, botteghe, eccetera. Ma il problema che pone questo paragone è che non sappiamo definire il servizio che è venduto. Quando si compra una giacca a Roma, e quando si compra una giacca a Walmart, a Roma abbiamo anche i consigli dell'assistente che sta nel negozio. Walmart no. Quando si compra qualche cosa a Roma, si compra anche l'ambiente, che fa che il fatto che ci sono tanti negozi per strada rende la città più vivante, più collettiva e fa crescere il capitale sociale. Quando si va a comprare qualcosa in America, in un hypermarket, si va con la sua propria macchina in un luogo fuori città, spandiamo della benzina, del tampo e non vediamo nessuno. E dunque si fa nella solitudine, non sono da tutto gli stessi servizi che sono comprato da una parte dell'altra dell'Atlantico. Dunque, qui si vede bene come la crescita qualitativa può avere un effetto molto più importante sul benessere in Europa che in America.